Oggi raga abbiamo tra le mani uno degli account più rari, uno degli account più assurdi che abbia mai visto su Fortnite. Non ho mai visto un account così raro e oggi appunto siamo qui insieme proprio per vederlo. Mi raccomando, cioè, prima di iniziare come al solito ricordo un bel like. Non dimenticate di iscrivervi a questo maledettissimo canale che siamo vicini al 1 milione di iscritti. Dai che dobbiamo arrivarci al più presto. Non dimenticate inoltre supporta creatore, codice cap se volete altri video simili. Mi raccomando, firma Instagram CaptainZeroOfficial, seguitemi anche lì cavolo. Detto questo, let's go. Ah, eccoci qui nell'account raga. Prima cosa che possiamo notare è che al pass battaglia livello stagionale 51. Ma questo a noi ci interessa poco perché noi vogliamo vedere le vere skin rare. Allora, non credo che abbia niente di effettivamente così poi diverso rispetto agli altri account. Pass battaglia che livello è? What? No, ok, mi sa livello 51, abbiamo detto prima 51. Per il resto ci mancano solo da guardare le skin. Let's go. Sono nell'armadietto già raga, dietro di me vedo una cosa un po' particolare. Una cosa un pochettino particolare. Niente di che, però ve lo svelo dopo. Iniziamo dalle skin peggiori di tutte, quindi dalle skin diciamo un po' meno rare, dalle skin di rarità verde. Poi questo nuovo loadout d'armadietto non si capisce mai niente. Poi raga, notare che in questo momento oltretutto sta indossando una delle mie skin preferite, Inferno, raga, è veramente figa sta skin, proprio bellissima. Comunque, iniziamo dalla prima skin, Sergente Trifoglio Verde, raga. Io no, ok, prima apparizione stagione 3. Non so se è riapparso, raga, ma dovrebbe essere la skin quella in abbinato al piccone della pentola d'oro, quindi quella lì della festa di San Patrizio. Quindi anche questa qui è abbastanza rara. Abbiamo, ok, cacchio, messo Operazione Zabaglione, raga, della season 1. Non ne ho di essere apparsa questa skin. Comunque è molto molto rara. Però non è la più rara ovviamente, quindi non ci sorprendiamo nemmeno troppo. Stagione 6, stagione 1. Oh, what? Vi giuro, raga, che non avrei mai detto che questa skin era della season 1. Comando, voi la conoscete? Ma che cacchio di skin è? Comunque anche questa strarara. Colpo di frusta season 3. Questo, raga, però penso che sia riuscito. Abbiamo ovviamente anche qualche skin della season 4. Questa, raga, se non erro, era del past season 4. Poi vabbè, sì. Specialista Ricognitore Season 1, attenzione. Anche questa skin, raga, credo che sia riapparsa parecchie volte al ritorno dello shop. Ma sono le skin che di solito nessuno guarda, perché sono quelle blu, quelle verdi, insomma, che guardano pochi. Però sono comunque rare, raga, perché season 1. Stagione 2, oh yes. Cavaliere blu, raga. Sì, una delle skin simboliche del gioco, raga. Penso che la più bella fosse Black Knight oppure Cavaliere Rosso. Quindi Cavaliere Nero, Cavaliere Rosso, ma anche Cavaliere Blu c'ha il suo stile. E qua abbiamo Scout Ricognitore season 1. Raga, ma quante skin rare ha questo? Cioè, è pazzesco, è come cosa? Scout Ricognitore season 1, raga, attenzione. Season 4, regista composto, ma tanto queste qui sono riapparse. Season 2, leader squadra blu, che questo, raga, credo che sia riapparso varie volte al ritorno dei negozi oggetti. Stagione 8. Stagione... Oh mio Dio. Oh mio Dio. Raga, state vedendo quello che vedo io? State vedendo quello che... Questa è la Renegade Rider. Oddio. Considerate da alcuni la skin più rara del gioco, da altre una delle skin più rare del gioco. In teoria la più rara dovrebbe essere quella con la maglietta, quella... Non mi ricordo mai come cacchio si chiama. Ma anche questa, raga, è veramente stra rara. Season 1 stra rara. E vabbè, un'altra della season 1. Ma quante della season 1? Incursore dal naso rosso season 1. Raga, penso che fosse per Natale, ma non lo so. Questo è quello dell'anoso, nuovissima. Grimbles season 7. Che figa che è sta skin, raga. Stagione 2, Cavaliere Reale. Oddio, let's go. Anche questa, raga, credo. Allora, io siccome che dalla season 2 non shoppavo, non so se è del pass. Non credo proprio. Il campione senza macchia di Tomato Town fa parte del set Cavaliere del Forte. Ok, quindi sicuramente non è del pass battaglia. Però non lo so, potrebbe anche essere. Non ho idea. Comunque, raga, non credo che sia riapparsa. Quindi ottimo. Poi abbiamo Bombarolo Lucente, che anche questa qui, prima apparizione season 1. Però ce l'ho anch'io per farvi capire quanto, diciamo, non è troppo rara effettivamente. È riapparsa varie volte all'interno dello shop. Agente speciale season 1, ma questo, raga, è riapparso un botto di volte, quindi non credo che sia proprio della season 1. Stagione 2, specialista delle scintille. Mamma mia, raga, anche questa skin ha fatto la storia di Fortnite, porca miseria. Anche questa è riapparsa tante volte, però ha fatto la storia di Fortnite, porca miseria. Season 1, saccheggiatore felice. Anche questo, raga, risale alla season 1 sta skin. Siete, cioè, nella season 1 facevano skin così belle. Questa, raga, è bellissima secondo me come skin. Poi abbiamo sempre season 1, operazione segreta. Anche questa, raga, è riapparsa. Poi vediamo un po' che cos'altro ci nasconde questo account. Season no. Bello, raga, sta skin. Cioè, stra ingombrante, non la userei mai in partita, però è carina. Stagione 3, artigliere lucente, raga. Questa è riapparsa, però è una delle skin più ignoranti del gioco, secondo me. Però è carina, dai, la userei forse. Agente ribelle, bella questa, raga. Molto, cioè,
carina, dai. Bella, adesso non è esageratamente bella, è carina. Risalente la season 3, poi vabbè, abbiamo Banana di questa season, Zoglio. Ma che figa è, raga, sta skin. No, ma set delle skin oscure è bellissimo. Anche questa è molto bella. Ma anche questa qui è, non scherza, Harley Quinn, vabbè. Quindi shoppa ancora questo, perché qua ci sono tutte le skin di Batman. Qua c'è addirittura Harley Quinn, che è stranuova. E che bella è sta skin, rovina. Ma sembra un gormito, non lo so. Che poi non so se si dice gormito o gormita. Ranger dell'amore, anche questa riga è riapparsa varie volte. Season 2, pittura di guerra, season 3 invece. Vabbè, poi ho Omega, vabbè. La skin finale della season 4, mi ricordo. Oddio, non mi... aspetta, era la skin finale? Perché non mi ricordo, non mi ricordo se era Omega e Carburo le prime oppure Omega la finale. Penso la finale. Leader squadra rosa. Questo, raga, ma non è ti salva il mondo questo, questo set qui? Cioè, sapete che non ne ho idea? Io non ho salva il mondo, quindi non lo so. Però penso che fosse di salva il mondo. Poi abbiamo Corvo della season 3, raga, che è stata una delle prime skin che ho shoppato. Sapete qual è stata la mia prima skin in assoluto? La skin del pesce, dell'anfibio. Se non sbaglio si chiamava anfibio acquatico. Quella skin praticamente è tutta verde, che fa uscire la lingua, raga. Vi giuro che mi faceva impazzire, l'ho presa. Comunque, vabbè, Corvo e poi Cavaliere Nero. Oh mio Dio, let's go. Anche questa, raga, è una delle skin più belle di Fortnite, a mio parere. Carburo, season 4. Va bene, la prima skin del pass in teoria. E basta, poi sono finite le skin, diciamo, quelle importanti. Dal lato backpack, beh, a parte questo che è strafigo, non dovrebbe esserci niente di poi effettivamente così raro. Perché se non sbaglio, una volta i backpack non c'erano. Ah beh, c'è ovviamente quello dei... vabbè, c'è, ci sono le cose rare, eh. Ma andiamo dal lato invece picconi. E vedo già Ash di caramella, raga. Ok, qua... cosa vedo? Electro season 2. Oddio, mamma mia, raga, col porcobalino season 3. Che bello anche sto piccone, veramente. Cioè, comunque una volta facevo dei picconi che erano strafighi, eh. Porca miseria, oh. Anche questo, raga, bellissimo. Uno dei primi picconi che ho shoppato nella season 5. Questo è veramente bello. Season 1. Oddio. No, raga, ma è per Natale questo piccone? Prima apparizione season 1, vi giuro che non l'avevo mai visto. Che strano, dovrebbe essere famoso se era season 1. E beh, effettivamente non dovevi. Prima apparizione season 1. Bananash è uno dei picconi più ignoranti del gioco, secondo me anche più brutti del gioco, vorrei aggiungere. Non ne ha alcuni abbastanza... vabbè, mietitore, raga, non è raro, perché effettivamente è riuscito un sacco di volte. Volte. Vabbè, stavo dicendo, sì, dai, picconi abbastanza rari. Electro, molto raro. Ascia di caramella, molto raro. Il porcobalino è abbastanza raro. Abbiamo anche questo, raga, niente male, season 3. Comunque, vabbè, picconi, diciamo che si è messi bene. Guardate che figo questo. Electro, raga, è il mio piccone preferito in assoluto. Troppo bello. Oh, deltaplani. Io, raga, sapete già quale deltaplano sto cercando. Sapete già quale deltaplano sto cercando. Ovviamente parlo del Mako. Comunque, guardiamo dall'alto. Che bello è il Millennium Falcon. Porca miseria, che bello. Bello. No, raga, ci sono dei deltaplani fantastici comunque sto account. Porca miseria quanto è bello questo. Giù, season 2. Questo, raga, molto raro. Sicuramente molto raro. Season 3, modulo d'atterraggio spaziale. Io, raga, sto cercando Mako. Cioè, Mako è il deltaplano più raro per l'eccellenza del gioco in teoria. Ed eccolo, finalmente trovato Mako, raga, addirittura Mako. Porca miseria, quanti ne ha di deltaplani, di skin, di picconi, a tutto. Fantastico, cioè, veramente fantastico. Anche Mako, porca miseria, che account, raga. Poi vediamo un po' cosa abbiamo. Istinto selvaggio, beh, non ci interessa. Stagione 5, stagione 6, stagione 9, stagione 9, non ci interessa queste cose da povere. Fiocco di neve season 2 è il vittore della season 2, raga. Cioè, il vittore, cosa ho detto? Questo comunque ce lo dovrei avere anche io, perché ho vinto nella season 2, quindi ce lo dovrei avere anche io. Ombrello della vittoria reale della stagione 2, creato a mano con fiocchi di neve a chilometro zero. Cioè, raga, che volete di più? Addirittura a chilometro zero. Ma mamma mia, che bello. Ombrello di carta della season 3, raga, me lo ricordo molto bene. Porca miseria, che bella account. Gli metto ovviamente il Mako. Poi, scie, non ci dovrebbe essere niente di raro. Andiamo invece ai balletti. Qui sì che dovrebbero esserci le cose che ci interessano. Ovviamente, raga, voi già sapete qual è uno dei balletti che sto cercando, ovvero Swiss, quello lì che fa pum 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 pum. No, questo, raga, è stato il primo balletto che ho shoppato. No, vi giuro che è stato il primo balletto che ho shoppato. Bellissimo. Fantastico proprio. Porca miseria, anche questo qui l'ho rimesso dello shop varie volte. E poi con questa skin c'ho una fashion sto bala che vabbè. Ce l'avevo anch'io sto ballo, raga. Bello questo. Madonna, quanto mi piaceva sto ballo. Mamma mia, raga, cosa sto rivedendo. Cosa sto rivedendo. Quanti. Che bello questo. Fantastico sto ballo.
Ma che bello. Il serpente. Oh yes. Al serpente, raga. Oh yes. Oh yes. Anche il serpente sicuramente molto raro. Giù il microfono. Lasciati andare. Vabbè, questi qui. Lucidare. Anche questo qui è abbastanza raro. Però niente di che, eh. Questo è bellissimo. Il ballo più bello del gioco. Spazzolata. Trovato. Yes. Mamma mia. Cioè quanti, quante cose ha questo qua. Ha tutto questo account. Che bello. Che cacchio è sto. Vabbè, va, andiamo avanti. Via. Non lo voglio sapere. Detto questo, raga, sono contentissimo di aver finalmente potuto fare un video su un account del genere, così raro, con così tante skin. Veramente bellissimo. Mi raccomando, vi ricordo come al solito un bel like. Non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi video, raga. Mi raccomando, c'è il tasto iscriviti qua sotto. Dai che si avvicina al milione. Inoltre, come al solito, per non perdere tutti i prossimi video, codice cap nel negozio oggetti se supporta creatore. Mi raccomando, ci rimane. Un bel like se il video vi è piaciuto. Condividete con tutti i vostri amici e seguitemi su Instagram. Mi chiamo Cattolo Zero Official. Detto questo, ciao, ciao.